Arrivando ad Adignano, patria dell'olio d'oliva, percorrendo l'autostrada e superato la deviazione di Fasana, che è l'approdo per visitare le isole Brioni, abbiamo raggiunto Pola, città simbolo dell'Istria, o Pietas Iulia, come la chiamavano i romani. Così come Roma, pochi sanno che anche Pola è stata costruita su sette colli, come la città eterna. Si tratta però di sette piccole alture che non superano i 30 metri di altezza sul livello del mare. Delle sette alture, quella più importante è sicuramente quella dove si trova l'anfiteatro romano, o meglio l'arena, che ha letto Istroveneto, che con il Colosseo e l'arena di Verona sono le tuttora i simboli eterni dell'impero romano e meglio conservati da 2000 anni. Anfiteatro romano che alcuni studiosi ne datano la costruzione tra l'anno 2 prima di Cristo e il 14 d.C. sotto l'imperatore Augusto, mentre il suo ampliamento sarebbe avvenuto tra il 79 e l'81 d.C. A suffragare questa tesi vi è infatti una moneta dell'imperatore Vespasiano, ritrovata nell'arena, conferma che sia stato proprio lui ad ingrandire e far risplendere l'anfiteatro, divenuto il simbolo romano in Istria, su suggerimento di una sua amica istriana di nome Cenide, che poi Vespasiano tenne come sua moglie. Sull'arena di Pola, come sostiene lo scrittore Dario Alberi, vi è anche una leggenda secondo la quale l'arena fu eretta in una notte da una fata, la quale avrebbe portato delle grandi pietre che furono prelevate dal vicino Monte Maggiore. Arena di Pola, dalla forma ellittica, dalle misure di circa 130 metri per 100 e che veniva usata per i combattimenti dei gladiatori, mentre nel Medioevo era invece utilizzata per tornei di cavalieri e fiere. Arena che poteva contenere circa 20.000 spettatori, oggi invece sede ufficiale di spettacoli culturali musicali ospitando massimo 5.000 spettatori. L'Arena di Pola è il sesto anfiteatro nel mondo per la sua grandezza ed è visitato ogni anno da oltre 300.000 turisti che, trovandosi in Istria, fanno tappa nel capoluogo istriano per rivivere un pezzo di storia millenaria romana. Di interesse storico a Pola vi sono anche il Foro Romano nella piazza centrale, l'Arco dei Sergi, ovvero l'Arco Trionfale Romano, il Duomo del V secolo rifatto dopo il 1400 ed il Tempio di Augusto.
Lasciata Pola con un po' di nostalgia, non potevamo non concederci un po' di relax nel Parentino, terra di saporita cucina e di prelibati piatti, tutti da assaporare. Ci siamo diretti a Fabbrica di Torre, dove al ristorante da Steglio abbiamo potuto anche concederci un po' di relax ed assaggiare qualche buon piatto di tagliatelle con la grassevola e delle saporite capesante, gustate con il buon bicchiere di vino Malvasia, ma anche visto che gli amanti della buona cucina in Istria non mancano mai, così come intere famiglie che si ritrovano per passare una giornata a gustare un buon piatto di pesce che Katia e Dario Stojnic del ristorante da Steglio ci fa vedere. Astici vive, code di rospo, riboni, scorpene, ma anche dondoli e delle paffutte fasolare, tanto per farci la bocca buona. Buon appetito a tutti! Vi aspetto per una spaghettata con queste meraviglie. Vi aspetto tutti per una serata con le specialità istriane, nel ristorante da Steglio ad Abrega, nel comune di Torre ed Abrega. Buon appetito! Con un arrivederci alla prossima missione, lasciamo questo angolo incantato di Istria, dove gli amici italiani in questi invitanti posti sono di casa, come le immagini ci documentano, in un momento di relax di qualche appassionato della due ruote, dopo aver gustato un buon piatto di pesce, ben annaffiato di Malvasia naturalmente, si concede anche un po' di relax. Nel cuore di Parenzo, in riva al mare, dal lato dell'ex peschiera che guarda la città vecchia, immerso nella quiete più assoluta, c'è il ristorante Crust, un'oasi naturale in un ambiente quanto mai raffinato per assaporare tutte le specialità di pesce. Gestito dalla famiglia Crust sin dal 1979, oggi è Miriana Sluga che conduce il locale per servirvi i piatti più caratteristici della cucina istriana. Il ristorante Crust vi propone inoltre le sue 200 etichette di vino istriano per degustare al meglio i piatti serviti in tavola e vi invita a Parenzo per un momento di relax nella sua terrazza sul mare o all'interno delle sale del locale per apprezzare la cucina e i sapori istriani con le sue innumerevoli specialità della casa. Benvenuti al ristorante Crust di Parenzo. Sono le tagliatelle fatte in casa con la polpa di granseola. A primavera si mangiano le tagliatelle fatte in casa. Conoscere il ristorante Crust per gli amanti della buona cucina e della pesce preparato ai massimi livelli da Miriana Sluga vuol dire immergersi nei sapori dell'apprezzata cucina locale che ricerca il meglio del mercato per servirlo ai clienti, mentre dei vini da portare in tavola si occupa il fratello Boris. Un appuntamento culinario e sfizioso per degustare i famosi scampi del Quarnero o assaggiare la pasta fatta a mano in casa, col menù quotidiano impreziosito dai numerosi piatti di carne. Una serata in tranquillità, al giusto prezzo per i buon gustai della cucina istriana, si trova a Parenzo al ristorante Crust di Miriana Sluga. Provare per credere.